Siamo arrivati alla pagina sportiva, iniziamo con il punto sul calciomercato del Pescara. Ieri si sono perfezionate alcune trattative sia in uscita che in entrata, ma per tutti i dettagli in studio c'è Massimo Profeta, che saluto. Benvenuto Massimo. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Misura d'Ascolto. Sì, hai detto sostanzialmente tutto, nel senso che ieri sono state gettate le basi, manca soltanto la ratifica di due trattative in uscita. Parliamo di Tommasini e di Franchini, entrambi al Gubbio, contratto triennale per questi due giocatori. Adesso si apre, diciamo, una situazione un po' particolare, perché in attacco è rimasto Vergani soltanto, che sembrerebbe in uscita, non ha mai convinto questo giocatore classe 2001, e poi Sasanelli, che è stato promesso in prestito al Messina. Per quanto riguarda invece il centrocampista, arriverà Lonardi nel pomeriggio, Lorenzo Lonardi, classe 99, 25 anni, in prestito dal Sud Tirolo, ha giocato pochissimo lo scorso anno in Serie B, circa 450 minuti, due presenze da titolare, ha fatto molto bene alla Virtus Verona, 111 presenze, è un mediano centrale di struttura, non ha la frequenza di passo, tanto per entrare nel merito, per ricoprire il ruolo di mezzala, secondo Pasquale Foggia, che abbiamo avuto ieri in collegamento telefonico nel corso dello speciale calciomercato, può ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo. A nostro avviso sarebbe perfetto in un centrocampo a due, e in un centrocampo a tre dovrebbe agire da vertice basso, appunto, del triangolo di metà campo. Insomma, è chiaro che bisogna prima scegliere e puntare su giocatori, a mio avviso, di ruolo. Poi se arriva qualche giocatore che può essere adattato, tanto meglio. Per quanto riguarda invece le altre trattative, c'è da dire che su Merola c'è ancora il Catania. Merola aspetta in realtà una Serie B che in questo momento non c'è, e non è peregrina l'ipotesi che possa restare a Pescara, e sarebbe un plus, come ha detto Foggia ieri in collegamento telefonico nel corso dello speciale calciomercato. Ecco, da qui in avanti Massimo, che cosa possiamo e dobbiamo aspettarci? Quali sono i ruoli ancora da coprire nello scacchiere biancazzurro? Ma intanto, ecco, c'è da dire di Mulè, perché nel pomeriggio sarà ratificata anche questa operazione all'Avellino, di cui si parla ormai da diverse settimane, in prestito con diritto di riscatto, difensore centrale, 25 anni, difensore di struttura, 1,90, quindi insomma una grande struttura, molto forte di testa, bravissimo negli interventi, tempista negli interventi, è un giocatore che ha una ottima esperienza in Serie C, circa 120 presenze, ha anche vinto il campionato con il Trapani, giovanissimo, aveva 19 anni, il Trapani di Italiano nel 2018-19 dalla C alla B, 27 presenze e 2 gol, non è stato molto fortunato nelle ultime stagioni, però sicuramente questo è un acquisto di indubbio valore per la difesa del Pescara. La punta, come ti dicevo poc'anzi, insomma, è chiaro che bisogna trovare, ingaggiare una prima punta, i nomi sono sempre i soliti, si fa quello di Marconi, che ha già 35 anni, non si mette in discussione un giocatore come Marconi, ci mancherebbe, in uscita dall'Avellino, ma l'ingaggio è fuori budget, lo sarebbe per tante società di C, perché Marconi, tu pensa, l'ultimo anno di contratto con l'Avellino percepisce 300.000 euro netti a stagione, per una stagione, quindi è chiaro che diventa complicato trattare questo ingaggio, questa operazione con il club irpino. Si fa anche il nome di Mercai, attenzione, Mercai è un giocatore che torna in auge, ha giocato poco lo scorso anno nel Sud di Tirolo, un classe 97, ha fatto molto bene nell'Entella in 2 anni di Serie C, 30 gol, 14 e 16 in 2 stagioni, aveva fatto benissimo anche nel Vasto Girardi, dove si era messo in luce, insomma la società dovrà cercare una prima punta. Ecco, a proposito di attaccanti, Pineto, Volpicelli. Sì. Allora, Volpicelli, ci sono delle trattative, perché Volpicelli evidentemente, anzi senza evidentemente, è in uscita, lo sappiamo tutti, questo è un dato acclarato. Ecco, io per esempio ti dico la mia, se dovesse andare via Merola al Pescara, visto che Baldini adesso è passato al 4-3-3, io prenderei subito Volpicelli, che sarebbe perfetto. Volpicelli è andato in doppia cifra. Visto anche buoni rapporti tra le due società, sì, si potrebbe però, fare questa affare, però mi hanno escluso questa possibilità. Volpicelli è un giocatore che comunque ha mercato, c'è il Foggia, c'è il Crotone, 12 gol lo scorso anno, insomma abbiamo seguito le gesta di questo giocatore che ha grande qualità, è un valore aggiunto sicuramente se sta bene, non è neanche anziano, troppo anziano, perché ha appena compiuto 32 anni, quindi diciamo nel pieno della maturità. Il Pineto ha fatto
fatto tante operazioni, ben 10, io le vorrei elencare brevemente: il secondo portiere Marone alle spalle di Tonti, poi Giulio Dori, un giovane che si è messo in luce lo scorso anno nell'Aquila, ex Delfino Flacco Porto, classe 2004, Dutu che arriva dalla Fiorentina, difensore centrale 2001, Asio Smanovic che conosciamo perché è militato nel Teramo, grande esperienza in Serie C, classe 98, Nebuloso, un giovane della Lazio, mediano del 2007, poi in attacco Giovannini, Bruzzaniti, Del Sole, Fabrizi e Marrancone che ha segnato contro il Pescara, ex Notaresco. Vedremo che cosa succederà. Insomma, ci sarà tanto per lavoro per mister Cudini, anche se il campionato incombe, perché venerdì. Venerdì c'è appunto il Pineto, esordirà alle 20:45 in casa contro la Lucchese. Il Pescara sarà di scena a Terni, Ternana che è retrocessa lo scorso anno dalla Serie B, con tanti ex tra l'altro.